incontro di Bergamo è servito per fare il punto un pochino sull'articolo 9, che è uno degli articoli più incostituzionali che esistano nella normativa italiana, ed è un articolo che sostanzialmente impone la diffida a vita anche per chi già ha scontato la propria condanna o la propria diffida. Quindi il nostro obiettivo, quello delle tifoserie d'Italia e noi come legali che cerchiamo di aiutarle, è quello di buttare giù l'articolo 9 o con le vie politiche, proponendo iniziative di legge o anche cercando di scardinare da un punto di vista giudiziale l'articolo 9 stesso. E quindi oggi sono venuto sostanzialmente per invitare i ragazzi di Bergamo a segnalarci delle storture per far sì che possiamo rivolgerci a un giudice per far sì che questo articolo 9 venga modificato, perché giustamente si deve sempre migliorare, si deve sempre avere come riferimento la Costituzione. Non si può, anche se un gruppo sociale non piace, cercare di sovvertire le linee costituzionali, perché poi altrimenti per sovvertire il gruppo sociale che non piace si rischia di esportare un modello non costituzionalmente orientato anche nella società civile. Il DASPO ad esempio, no? Tutti parlano di modello inglese, io anche dico modello inglese, il DASPO in quel caso è dato da un giudice. Ora si parla di DASPO per le piazze, e il DASPO è stato sperimentato negli stati dove i ragazzi, i tifosi, non avevano la possibilità di difendersi se non con elevatissimi... Come ho detto anche questo pomeriggio, sono d'accordo con il modello inglese, purché si parta dalle garanzie legislative del modello inglese. Il DASPO viene dato da un giudice e non dalla polizia, come accade in Italia. Il problema principale di questa situazione è che quando si apre una crepa nella Costituzione, spesso aggredendo i soggetti sociali più deboli, che in questo caso sono gli ultras, ma possono essere anche gli immigrati o qualsiasi fascia sociale ritenuta essere un cosiddetto folk devil, un diavolo popolare, poi si apre una crepa appunto che non è più sanabile, come un bicchiere di cristallo. Una volta che viene scheggiato non è più possibile ripararlo, ma è molto più facile che si rompa. E allora poi assistiamo a delle levate di scudi da parte del mondo politico quando si parla di DASPO nelle piazze, ma ormai purtroppo, se, come ho detto, il cristallo è inclinato, non si può più tornare indietro. La Costituzione dirà, la Corte Costituzionale dirà sempre, il DASPO è legittimo per i tifosi, a questo punto è legittimo anche se viene dato al manifestante politico. E questo per me è un rischio troppo grave per la democrazia.